ragazzi. Hai dormito bene, amore? Vabbè, direi. Direi che finalmente ho dormito. Bravo. Ho recuperato un po' d'ore dato. Vedi che diventi bellissimo. Dato che domani alle 4 e mezza mi devo svegliare. Mamma, guarda la mia unghia. La tua unghia? Cos'è successo? Si è rovinato tutto. Non era ben asciutto lo smalto allora? Ah. Sofì, le tue unghie dei piedi reggono? Le tue unghie dei piedi reggono? Sì. Ah, ok, perfetto. Allora, dopo questa lunghissima, devo dire veramente lunghissima assenza dai video, abbiamo ricominciato forse. Mamma! Sì, mio amore? Sono dietro, ti vedo. Sì, amore. Sono davanti, ti vedo. Dimmi, Nicky. Io sono Nicola, ho 6 anni, lei è la mia sorella, non mi scatoli un po'. E la sua figlia si chiama Sofia, ha 4 anni. Allora, devo rettificare, Nicole va per i 7, inizia ad avere una certa età, le rughe stanno spuntando, i capelli bianchi anche, e sua sorella non è proprio rompiscatole, come dice Nicole, ma si fanno una bella gara entrambe, vero Nicky? È domenica, giusto per dare un aggiornamento di tempo e di luogo, pomeriggio, e stiamo andando... Al parco avventura. Stiamo andando a un parco avventura se lo troviamo aperto, perché ormai sul sito non parlano più di nient'altro se non della festa di Halloween, perché si sta avvicinando Halloween. Oggi che numero è? Il 14? Sì. Oggi è il 14, quindi tra 2 settimane è Halloween, e visto che a questo parco avventura tutti gli anni fanno una giga mega iper festa di Halloween, ormai è da un mese che il sito è solo con una grafica da Halloween e parla solo di tutto quello che faranno per Halloween. Non abbiamo trovato nessuna informazione sul parco avventura, quindi noi andiamo all'avanscoperta. Se è aperto, bene, se invece lo troviamo chiuso troveremo un'alternativa. Sai che io volevo cercare un posto, ti ricordi quello dove siamo andati a raccogliere le fragole? È un posto tipo, come no Nicky, quando abbiamo raccolto 1,5 chili di fragole, anche Viola era venuta. Brava. E hanno giocato. Esatto, c'erano anche loro. Però no, le fragole te le sei mangiate, eh? Volevo cercare un posto così per prendere le zucche. Penso che lì lo fanno. E sai che ho cercato sul sito, anche lì ho cercato sul sito, ma non parlavano della raccolta delle zucche. Era carino. No. Oh no, guarda, ma sei bello oggi. Cioè, ma ti sei visto? Guardati. Sono bello. Sei bellissimo. Meno male. Sofì, com'è? Almeno una cosa di buono ce l'ho. No, cioè, secondo me hai proprio la peluria della lunghezza sbagliata! Ti sei emozionato per i complimenti. Ho sbagliato le strette. Secondo me hai la peluria sia di capelli che di barba della lunghezza giusta. Proprio carino. Ma se mi hai detto che sono lunghi, che ho preso appuntamento al parco. Allora è il colletto alto che fa la differenza? Sì. Io ti farei filmare questa davanti, che non sai neanche lei cosa deve fare. Vabbè. Ah, e noi dobbiamo girare pure per... Dobbiamo girare dietro di lei? No, sì, dai. Però, grazie a Dio, sono un essere umano di sesso maschile. E quindi? E con 30 anni, quindi non risulto troppo impedito alla guida. Bravo, che io invece e sì. E quindi in sole 2 manovre sono riuscito a tenere. Bravo Mauri, sei il nostro orgoglio. Cicciarona. Cicciarona. Come fanno a accendere queste? 26 maggio al 9 settembre tutti i giorni, la settimana compresa il biglietto d'ingresso.
tu non hai? Mal d'auto. Ho detto che sei malleabile, non che hai mal d'auto. Comunque ci è andata male perché il parco avventura è chiuso, perché adesso all'interno di tutta l'area del parco avventura fanno, come vi dicevo, la festa di Halloween. E il parco avventura in realtà riapre quando riapre la piscina, detto. Quindi non lo fanno anche durante l'anno. Che cavolata. Un segreto segretissimo. Destinazione segreta, Sophie, non ce lo dirà mai. Secret destination. Secret destination. Invece era? Il film era? Final Destination. Wow. Dove stiamo andando? Perché so questa strada. Ah sì? E sbagliato, scusa. E dove stiamo andando? Tendo posto di. Non lo so. Non l'hai mai fatta questa strada, Sofì? Sì, che l'ho fatta. Quando? Che sbugiardona. Questa Sofì è proprio una bugiardissima. Bella capo. Ascolta, volevo portare le bambine lì. Go-kart. 6 anni, 1,10 m, poi deve fare che il corso. Con l'istruttore, però la fanno guidare anche. Lo devo prenotare. Ero qua, adesso sono andato un attimo a far merenda e poi torno quando apre. Ah, bisogna prenotare per andare anche sul go-kart così. Cioè non è che io vado lì e vado. Niente, dai. Prenotiamo per un'altra volta. Prenotiamo per un'altra volta allora, dai. Grazie, Gabo. Ciao. Ma scusa, Gabo lavora lì. Ma veramente? Non lo sapevo io. Allora, praticamente Nico mi ha detto che hanno tantissime persone, quindi sicuramente non troviamo posto. Dobbiamo prenotare per andare settimana prossima. Quindi adesso andiamo lì. Ascolta un attimo quello che ti dico. Adesso andiamo lì. Noi facciamo merenda, andiamo lì. Se c'è posto lo facciamo. Se non c'è posto, prenotiamo per settimana prossima. Sabato prossimo veniamo qua e andiamo sui go-kart. Hai preso? Panna e puffo. Com'era il puffo? Panna e menta. Ma era la prima volta che mangiavi il puffo? No. Veramente? Veramente. No, il gelato al puffo era la prima volta che lo mangiavi? No. E dove l'hai mangiato? Con me e papà mai? Sì. Ma va. Comunque abbiamo scoperto che il puffo che gusto è in realtà? Menta e banana. Che noi non l'avremmo mai fatto l'abbinamento, invece è molto buono, vero? Dimmi, Cipa. Allora, Nicola ha mangiato pane con gelato al puffo. Gelato tu che gelato puffo. Hai preso oggi? Gelato al puffo. Com'era? Mm-hmm. Era buono? Era la prima volta che lo mangiavi tu? Mm-hmm. Vero? Era il mio preferito. Puoi vedere te. I miei occhiali. Ah, no, me la sono scordata. Sì, facciamo finire a Nicole. Oh, sono così. È un alieno. In effetti. È così, non sono un alieno. Vedo tutto arancione. Non vedo più niente di suo colore. Mamma, fammi tornare. Oggi è il 14 ottobre 2018. Sono le 16:04. Cos'è la scatola per gli uomini del futuro? È un live pianissimo. Così riuscite a prenderli tutti. Devi schiacciare. Ma quel bottone là era il clacson, mi sa. Sofì, te c'è il delfino adesso? Sì. Sì. Sai come si chiama? Pei Pei.
brava Nicky, brava, brava. Stai a 71, Sofia era a 75, eh? Prendi, prendi i cioccolatini. 72, sei arrivata seconda, amore. Sofia è arrivata prima. E io non l'ho aiutata, eh. Su. Ancora questo vuoi fare? L'altro quale? Quello della Sofì? Due. Sofì è finito, eh. Martello? Occhio, che spuntano fuori le rane adesso. Oh! Ma così, Sofì, prendilo il martello, amore. Così. Così, e poi io prendo martellate. Martello di tutti. Tutti quelli che vai. Fratella, tua figlia di 4 anni adesso? Una sfida, Nicky. Aia, mio dito! C'è infortunio dopo un secondo. Se ti dà ancora un po' di tempo, aspetta. Vai, vai, Nicky, vai, vai. Vai, veloce, veloce. Vai, vai, a 61. Vai, vai, vai. Sto giocando. Vai, vai. Riproviamoci, ce la faranno i nostri eroi a farla franca. Vabbè, la merenda l'abbiamo fatta intanto. Ci siamo mangiati il gelato. Un po' di tempo l'abbiamo perso. Voglio il gioco delle rane a casa. Papi? Voglio il gioco delle rane a casa, fantastico. Cioè, il gioco più bello che io abbia mai visto. Adesso vediamo se si può salire sui go-kart, anche se non abbiamo prenotato. Bisogna vedere quanta gente c'è, se ce n'è troppa e non c'è un buco per noi, ci tocca prenotare per settimana prossima. Vabbè, intanto ci siamo fatti in giro. Intanto possiamo pensare a cosa vogliamo vestirci ad Halloween quest'anno. Capì? Questo da Venom. Sì. Quello che ha dato a me Viola. Ma quello che c'è i tentacoli che gli escono da dietro? Quello con la giaccone lunga? No. Mamma. Chi è? L'orange. Io non ho questa gran cultura su Spider-Man, effettivamente. E chi è Spider-Man nero? Venom. Ma uguale a Spider-Man? Uguale a Spider-Man però è nero. Bello. Con la tua adipe addominale come la mettiamo? Starà benissimo. E papà ha detto che il cattivo di Spider-Man è rosso e blu Spider-Man, però papà ha detto che il cattivo di Spider-Man è tutto nero, ma è uguale a Spider-Man. È rosso, blu e bianco Spider-Man, come la bandiera americana. No. Vabbè, bianco sono i fili delle ragnatele, capirai. Si chiamano semafori quelli, sì. Quando diventano verdi, quando diventano rossi si devono fermare? Sì. Ciao cipolletta. Oggi la Nicolina è un po' arrabbiata, vero? Perché non è stata proprio una giornata soddisfacente, diciamo, vero? Non è stata proprio una giornata soddisfacente, vero? Perché prima volevamo andare al parco avventura, ma l'abbiamo trovato chiuso, poi dopo volevamo andare ai go-kart, ma abbiamo scoperto che bisognava prenotare per forza, e quindi la Nicola era un po' triste, vero? Vero, bambola? Ma abbiamo prenotato per settimana prossima. E tornati no, a casa... No, settimana dopo di quella prossima. Hai ragione, tra 2 settimane, perché non c'era posto. Sennò... Halloween! E... Sabato però. Sabato 27, vero? 16. No, mi sembra che è sabato 27.
E allora siamo tornati a casa e Nicola ha scelto un cartone stagionale da vedere. Cosa hai guardato? Natale. Topolino e la magia di Natale. Cosa parlavo? Io non l'ho visto perché stavo stendendo e facendo le lavatrici. Neanche io l'ho visto. No, l'hai visto, sì, tu. Di cosa parlava? Era una storia solo o erano tante storie messe insieme? Allora, quella di Paperino, quella di Pippo e quella di Quindi Topolino. erano delle storie separate? O era una storia sola con tutti questi personaggi? Delle storie separate. Ok, ho capito. Ok. Perché io non l'ho visto, volevo sapere com'era. Perché di solito tanti cartoni di Topolino di Natale li fanno formati da tanti cartoni separati corti, capito? Magari uno che dura 20 minuti di Chip e Chop, così, capito? Questo era così? Fatto da tanti piccoli cartoni. Senti il Natale, Niki? Hai voglia di Natale? Sì. Sofia invece si è addormentata in macchina. Cerca il telecomando. Sofia invece si è addormentata in macchina, quindi l'abbiamo messa a letto. I compiti li hai finiti, amore? Tutti? Non ti è rimasto niente da fare? Bravo. Ti raccomando, eh. Non ho capito. Cosa è scappato? Cosa è scappato? Salutiamo, ciao. Quella roba delle faccine, quella roba delle faccine, Cos'è? Ah, quella che mette le orecchie. sì. Sì, adesso. Questi. Questo. Guarda che la scelta. Ecco, questo qua è perfetto, visto il cartone che hai scelto di guardare, la renna. Questo è carino, dai. Buongiorno, eh. Quanto hai dormito, Cipa? Sofì? Almeno un'ora, è durato tutto un film. Hai dormito tanto, eh? Hai dormito un'ora e mezza, Sofia. Eri stanca, amore. Direi di sì per dormire un'ora e Ma mezza. lo sapevi che prendevamo il Max stasera? Avete trovato lo stesso allora di giochino? Sì. E speriamo che sia buono per lui. Il cubo di Rubik, bene così, voi lo disfate, papà lo deve ricomporre. Quello di Sofia non è uscito tanto bene. È vero, tutto scomposto. Non è stato tanto bravo, papi, Sofì. Un pezzo l'aveva messo insieme. Neanche il mago dei Ma non cubi. tutto. No. Un pezzo solo, basta. Su quanti pezzi? Quanti erano tutti i pezzi? Anche.